Oggi facciamo una veloce passeggiata all'interno di una fungaia per vedere come, andando a passo lento, a volte anche dei funghi complicati, mimetici o semi nascosti nella vegetazione, si nascondono allo sguardo del cercatore di funghi. Perché a volte è sufficiente andare con un passo più veloce o portare lo sguardo magari verso l'alto, invece che lateralmente, e ci sfugge un dettaglio di un meraviglioso Voletus edulis che spunta, nonostante un clima siccitoso che perpetra in una delle mie foreste preferite in assoluto. Questo fungo è riuscito a svilupparsi e a fruttificare in questo punto, dove le foglie del faggio, frenate dal ciuffetto d'erba e dall'orografia del terreno, hanno mantenuto un pochino più a lungo l'umidità. Ora che il fungo è scoperto lo vediamo sicuramente bene, ma proviamo ad alzarci a sguardo d'occhio e a passare ancora direttamente in questo posto con un passo più veloce, tenendo il telefono cellulare a portata di vista. Come vedete, il nostro Voletus edulis sarebbe rimasto quasi certamente alla mercé del bosco o di un altro cercatore. Un segnale di una presenza significa che in questo punto del sottobosco, dove collimano alcuni sentieri, dove si mantiene più a lungo l'umidità, ci possono essere le migliori condizioni affinché si siano mantenuti dei porcini o qualche altra specie sviluppatasi magari anche con un clima più siccitoso. Sicuramente il colpo d'occhio non ci farebbe perdere di vista, passando da questo lato, questo esemplare di Voletus edulis invece spuntato e riparato dai giovani faggi, anche già adulto e un po' sofferente per le condizioni siccitose del sottobosco, che ha fruttificato in questa ceppaia di un vecchio faggio, dove ha trovato substrato umido di crescita, humus e, come detto, grazie al piccolo faggio, un riparo dal vento e dalle intemperie atmosferiche. E se passavamo dietro al faggio, ovvero proseguivamo la nostra camminata di qua, come vediamo, un fungo un po' più facile, il colpo d'occhio di un cercatore di funghi lo avrebbe sicuramente facilmente scorto. Continuiamo a risalire sottobosco, sempre tenendo il passo il più lieve possibile, cercando di cogliere ogni sfumatura, come ad esempio questo fungo del genere Lactarius, Lactarius chrysorreus, che ci indica ancora una buona condizione di umidità in questo preciso punto del sottobosco. Ed ecco la sfumatura, laddove i tronchi e i legni si sono accumulati e l'umidità è rimasta residuale, che catalizza l'attenzione del nostro sguardo. In questo caso un esemplare di Voletus edulis più fresco e ancora leggermente bagnato dall'umidità, dal velo di rugiada notturna che si è formata in questo preciso punto del sottobosco, poiché c'è una presenza di erbetta, sottobosco aperto ad alto fusto, quindi l'umidità notturna si è incanalata sull'erbetta e di fatto erbetta e tronco hanno mantenuto maggiormente umido questo punto, dove il nostro Voletus edulis pare anche bello fresco e turgido, ancora pronto a svilupparsi. Passando da questo lato e con questa visuale, il fungo era sicuramente facile da individuare. Facciamo un piccolo test a girare intorno al faggio. Arriviamoci da questo lato, sempre con lo sguardo verso l'alto, più o meno ad altezza occhi. In verità sto tenendo il telefono a circa 1,5 metri di altezza. Il raggio di sole già inficia un pochino la nostra vista e noi tenderemo sicuramente ad osservare più questo punto del sottobosco, passando da questo lato anche in maniera più rapida, a scapito di quello del quale saremo passati a fianco. E come notiamo, osservando da qualunque altra visuale quel fungo, non avremmo potuto notare il ritrovamento. Magari che cosa, anche passando così sul tronco,
rischiando quasi per calpestare il nostro porcino. Andare piano nel bosco significa quindi anche prestare attenzione ai dettagli che si osservano. È chiaro che non possiamo vedere tutti i funghi ed è un bene che non possiamo né vedere né raccogliere tutti i funghi che si prestano davanti. Ma il bello della ricerca, il fascino anche di poter trovare un fungo edule, come se fosse un fungo nascosto, sia quando i boschi vengono frequentati con lo scopo di una passeggiata nella natura. E andando a passo lento, in questo preciso punto, un cercatore di funghi esperto, con occhio allenato e anche con passo lento, avrebbe sicuramente scorto o ipotizzato una sfumatura nel versante di fronte. Provate ad individuarla. Piano piano ci avviciniamo con la fotocamera. Ecco sotto un letto di rami e foglie che la sagoma di un cappello di un porcino, di un Boletus edulis o comunque di un fungo, in questo caso si ci presta dinanzi. Il passo lento, il fermarsi ogni tanto e osservare il sottobosco in tutte le sue dinamiche ci ha permesso di scorgere in una costa a scapito di umidità, dove si mantiene leggermente più umido il terreno, un rigonfiamento tra le foglie. Potrebbe essere un porcino, potrebbe essere un'altra specie, ma in generale, quando ci sono condizioni di siccità in tardo autunno, gli ultimi funghi che riescono a fruttificare con queste condizioni sono proprio i porcini. Ed ecco qua ciò che il nostro colpo d'occhio aveva scorto a distanza. Ancora per molti questo è un nugolo di foglie. Con delicatezza e rispetto muoviamo leggermente il substrato di foglie e una meraviglia si ci para davanti. Ovviamente se saremo arrivati da un versante diverso, da un qualunque punto diverso del sottobosco, questo esemplare di Boletus edulis non avremmo potuto individuarlo. Il passo lento e l'osservazione attenta, comunque, ci possono permettere quindi non solo di godere al meglio delle meraviglie del sottobosco, ma anche e soprattutto di trovare degli esemplari meravigliosi, inattesi, che ci fanno scoprire e apprezzare il gusto di una sorpresa inattesa nel bosco. Adesso facciamo la controprova, ci allontaniamo da questo fungo e vediamo se ora risulterà individuabile dalla stessa distanza. Come notiamo, dal punto più basso del sottobosco si vedrebbe un rigonfiamento. E risalendo sulla spalletta immediatamente superiore, ora che è leggermente scoperto, la nostra sfumatura fra le foglie ha assunto proprio l'aspetto e la sembianza di un fresco e meraviglioso Boletus edulis. Perché questa passeggiata didattica di osservazione naturalistica all'interno di una delle mie fungaie preferite? Questo per farvi capire quanto è bella la ricerca nelle regole, nelle ore diurne, osservando tutti i dettagli della sfumatura del sottobosco e rispettando la natura. È solo così che si diventa veri appassionati del bosco ed è solo così che poi la natura ci premia con le sue meraviglie, a volte in questo caso inattese e seminascoste sotto ai suoi segreti. Rispettiamo sempre la natura.